PayPal, il servizio per i pagamenti online che consente di effettuare acquisti su internet evitando di comunicare i dati della propria carta di credito. A volte però capita che il saldo sia pari a zero. Cosa fare per continuare il vostro shopping online? Lo vedremo in questo video. Io sono il prof Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. Se volete rimanere aggiornati sui miei video di economia e strategia per l'e-commerce, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Anche in caso di saldo pari a zero, PayPal potrà continuare ad essere utilizzato per i pagamenti online, a condizione di avervi associato un conto bancario o una o più carte di credito o debito. Per maggiori approfondimenti in descrizione vi lascio il link dell'articolo che ho scritto nel mio blog. Se comunque volete ricaricare il saldo PayPal, l'unica opzione disponibile è quella di effettuare un bonifico bancario, a condizione che il conto corrente bancario da utilizzare deve essere prima collegato a PayPal. Non solo, il titolare del conto PayPal e il titolare del conto corrente bancario devono essere la stessa persona. Se non vi è la possibilità di collegare un conto corrente bancario a PayPal o di effettuare un bonifico, si può sempre fare una ricarica tramite la funzione richiedi, che consente di inviare una richiesta di denaro ad altre persone, comprese quelle che non hanno un conto PayPal, senza ovviamente alcun costo di commissione. Vediamo come si fa. Entrate intanto nella dashboard del vostro account PayPal e cliccate su richiedi. Verrete indirizzati su questa pagina dove potete richiedere denaro fino a 20 persone. Basterà digitare i loro nomi, recapiti telefonici o indirizzi mail. Ovviamente dovete scegliere un nome utente e magari per farvi identificare, se volete, potete inserire anche una foto. Vediamo un po', a titolo di esempio, digitiamo uno dei miei account Gmail, clicchiamo sul pulsante avanti e digitiamo l'importo richiesto. Per esempio 10 euro. Clicchiamo su richiedi denaro e adesso la persona a cui noi abbiamo richiesto il denaro si vedrà recapitata una mail da parte dell'assistenza PayPal, avendo come oggetto hai ricevuto una richiesta di denaro. Vediamo di aprire questa mail. Quindi, come vedete, verranno visualizzati i dettagli della richiesta di pagamento con il pulsante per effettuare direttamente il pagamento. Benissimo, questa era una soluzione, ma prima di vedere come si effettua la ricarica PayPal, mi sembra giusto sfatare alcuni miti, meglio dire alcune false credenze. Intanto, non è possibile ricaricare il conto PayPal con la carta di credito. Non è possibile ricaricare il conto PayPal con PostePay. E non è possibile ricaricare il conto PayPal dal tabaccaio, a differenza di quanto pensano in molti. Infatti l'unica opzione possibile nelle tabaccherie e nei punti vendita autorizzati era quella di ricaricare la carta PayPal associata al proprio conto. Però a partire dal 9 maggio 2019, se non ricordo male, la carta in questione non è più acquistabile. Entriamo adesso nel mio account PayPal e vediamo passo dopo passo come ricaricare il saldo PayPal. Allora, siamo già entrati nel mio account PayPal, come vedete 73 euro è il saldo attualmente disponibile, quindi bisogna cliccare su portafoglio. Dopodiché dobbiamo cliccare su trasferisci denaro. Ricarica il tuo saldo. Bene, verrete indirizzati su questa pagina dove vengono riportate
alcune indicazioni importanti che serviranno a fare la ricarica del vostro saldo PayPal. Il nome corretto della società è l'IBAN. Allora, io prendo l'IBAN, lo copio, avevo già aperto la pagina del mio home banking, copio e incollo il tutto ed eseguo il bonifico. Questo è l'istituto bancario da me scelto, ovviamente l'home banking dipende sempre dalla vostra banca di appoggio. Benissimo, il bonifico è stato appena fatto. Dopo 2-3 giorni lavorativi riceverete una mail da parte dell'assistenza PayPal che appunto vi dirà che il saldo PayPal è stato incrementato, quindi nel nostro caso di 100 euro. Apriamo questa mail, vediamo un po' cosa spunta. Qua, bene, PayPal ti ha appena inviato 100 euro. Andiamo adesso nel nostro account PayPal e vediamo se il saldo da 73 è stato da 73 euro è stato incrementato di 100 euro. Dov'è? Eccolo qua. Infatti, andiamo sulla pagina del riepilogo e come vedete abbiamo 173,81. Il nostro saldo è stato incrementato di 100 euro. Tutorial di oggi è terminato, se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video. Grazie ancora e a presto, ciao!